Dopo l'intermezzo di Coppa Italia, il Lumezzane si rituffa nel campionato. La gara in programma con le Toscane del Rinascita Doccia è stata anticipata a sabato 11 febbraio alle ore 16 per evitare la concomitanza al Saleri con la partita della squadra maschile. Si riparte con il Lumezzane al terzo posto in classifica, a distanza di 8 punti dalla capolista Bologna. Vale la pena però di riavvolgere il nastro e di tornare alla partita giocata domenica scorsa a Pavia, che ha garantito alla squadra di Nicoletta Mazza il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia. Una gara giocata su ottimi livelli da ambedue le squadre e in un susseguirsi di emozioni che si sono protratte oltre il 90esimo. Non sono bastati infatti due tempi regolamentari per decretare la squadra meritevole dell'accesso ai quarti. A sbloccare il risultato dopo appena 3 minuti è stata la solita Roberta Picchi, autrice alla fine di un'altra esaltante tripletta. La reazione del Pavia si è però concretizzata al 26esimo con il gol di testa di Dubini e dalla mezz'ora è arrivato anche il gol del sorpasso, realizzato con una splendida punizione da Dugo. Non si è fatta attendere, a sua volta la risposta del Lumezzane, affidata ancora una volta alla solita Picchi, che al 34esimo ha infilato da fuori area. In avvio di ripresa, il controsorpasso sul 3-2 è effettuato nuovamente da Picchi, che ha insaccato di testa sul cross di Dolfi. Il Pavia ha però dimostrato di essere formazione di tutto rispetto e dall'82esimo è pervenuto al nuovo pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Dalšić sulla conclusione di Kodeka. Si sono resi necessari perciò i calci di rigore, con Boanda che è salita alla ribalta neutralizzandone due. La sequenza ha visto il gol in apertura di Dalešić, l'errore di Nietante che ha spedito la palla sul fondo, la rete di Ronca con una conclusione perfetta, il gol di Kodeka per il Pavia, la parata del portiere del Pavia sul tiro dal dischetto di Valesi, la prima invece di Boanda sulla battuta di Avallone, il gol di Paris ed infine l'errore decisivo di Grumelli, ipnotizzata pure lei dal numero uno rumeno del Lumezzane. La prossima avversaria dell'Orso Blu sarà lo Spezia, che ha eliminato pure ai rigori la Freedom.